È una settimana questa che è incominciata con l'obiettivo anche sulla scuola, col decreto che viene emesso dal Parlamento, ma intanto la scuola che scende in piazza. Noi vogliamo parlarne con il consigliere della città metropolitana, Domenico Marrazzo. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Noi ci siamo più volte visti a Ischia ed è strano per noi adesso interloquire attraverso il computer. Speriamo che questa barriera venga eliminata al più presto e che lei ci venga a trovare quanto prima, perché so che almeno per parlare di edilizia scolastica qualcosina dovrebbe ancora, come dire, bollire in pentola, no? Assolutamente sì, soprattutto lì sull'isola di Ischia noi abbiamo la volontà già espressa sia dal Consiglio, quella appunto di acquistare un immobile sull'isola di Ischia, affinché l'istituto alberghiero non faccia più i doppi, perché è un qualcosa che purtroppo già c'era prima del terremoto, che proprio l'istituto alberghiero, avendo un'unica sede, i ragazzi sono costretti a fare i doppi, qualcosa di inaccettabile. Ci siamo adoperati fin dall'inizio di questa legislatura per fare questo, finalmente stiamo portando a compimento l'iter per l'acquisto di un immobile sull'isola di Ischia. Molto probabilmente sarà quello di proprietà del comune di Ischia, quindi polifunzionale. In questo modo riusciamo a spostare i ragazzi che attualmente del liceo si trovano all'Acquamino, quindi spostarli in un'unica sede centrale, quindi finalmente riusciamo a liberare quell'immobile che lo destineremo al turismo. Marrazzo, diciamo un attimo una cosa così internos, che sicuramente è uno dei galloni che ci portiamo sulle spalle. Gli istituti professionali isolani negli ultimi anni, e voglio citare oltre al Telese anche il Mattei di Casamicciola o il Mennella, anche negli spostamenti post terremoto si sono rialzati alla grande e promuovendo anche un'offerta formativa molto più vasta ed allettante. Assolutamente sì, io ricordo bene che subito dopo il terremoto l'istituto Mattei fu dichiarato inagibile. Tant'è vero che furono, tra virgolette, ospitati nella sede di L'Acquamino. Noi veramente in pochissimi mesi riuscimmo a mettere in sicurezza l'Istituto Mattei e quindi i ragazzi ritornarono nella loro sede originaria. Lì ci sono ragazzi di eccellenza all'Istituto Matteo, così come al Telese, così come al liceo, così come a Mennella, che Mennella ha avuto anche nel post-terremoto la nuova sede, quella dove era stato ospitato per alcuni anni il Tribunale. Infatti il giorno proprio in cui ci furono riconsegnate le chiavi della sede, immediatamente facemmo i lavori di adeguamento e l'Istituto Mennella si trova adesso presso la sede di Ischia, pure perché ebbe due sedi che ci furono appunto delle difficoltà a causa del terremoto, tant'è vero che lì abbiamo anche eliminato un fitto passivo. Quindi. Marrazzo, ma questo coronavirus quanto ci ha rallentato un attimo nell'idea, ecco, della vostra amministrazione di voler portare a compimento tutta la situazione di una rete scolastica superiore sull'isola, adeguata e adatta ai bisogni e alle domande? Allora, inutile nasconderlo che un rallentamento di fatto c'è stato. Eppur tutti i nostri dipendenti, i nostri uffici hanno lavorato e stanno continuando a lavorare in smart working, quindi un rallentamento purtroppo c'è stato, però proprio questa mattina ho avuto un altro incontro dove stiamo definendo la delibera per gli acquisti degli immobili da parte della città metropolitana, perché è giusto che si sappia che noi al 31 dicembre del 2014, quindi l'ultimo giorno di vita, diciamo così, della ex provincia, ne avevamo 69 immobili dove noi paghiamo la locazione per un importo di 13 milioni e mezzo annui. Allora, siamo arrivati al 31 dicembre del 2019, quindi dopo 5 anni di amministrazione dei Magistris, a pagare i fitti passivi per 8 milioni e 9, con una riduzione di oltre il 30%. E oggi gli immobili in locazione sono 50. Quindi c'è stata una grossa riduzione, sia in termini economici che appunto come immobili che non sono appunto più locati da parte sia di privati che di enti pubblici. Questo è potuto avvenire sia grazie alla costruzione di nuove scuole, sia grazie all'efficientamento degli edifici scolastici esistenti, quindi di nostra proprietà.
Io la conosco bene come impegno politico fattivo sull'argomento, così come conosco i suoi tecnici di ingegneri, e quindi so, negli anni ci siamo visti più volte in varie inaugurazioni di istituti e di quant'altro, a partire dal Nautico a Forio fino ad arrivare a Casa Micciola, passando poi per Ischia. Perciò le dico, è chiaro che in tutto questo si lascia presupporre un buon rapporto non solo con le istituzioni e i sindaci, quindi locali, ma anche e soprattutto con il mondo della scuola. Assolutamente sì, noi abbiamo, posso garantire, buoni rapporti con tutte le istituzioni locali, perché il nostro interesse è l'interesse soprattutto degli studenti, dei ragazzi. Quindi nel momento in cui noi facciamo delle opere che sono per il territorio, è vero che le scuole, gli istituti superiori sono di nostra competenza, ma comunque lì vanno a scuola i ragazzi del territorio. Quindi è qualcosa che si sposa finissimo con le istituzioni locali, quindi c'è piena collaborazione con le istituzioni locali di tutta l'area metropolitana. Marrazzo, facciamo un attimo un altro ragionamento un po' più vasto, siccome la nostra emittente viene seguita anche non soltanto sulle isole, ecco, nei 92 comuni dell'area metropolitana della ex provincia, c'è nel suo settore, soprattutto nell'edilizia scolastica, qualcosa che è rimasto di incompiuto e che probabilmente ha bisogno di un'ulteriore intensificazione, un liceo, un istituto, anche sul napoletano, che ha bisogno ancora di un intervento massiccio da parte vostra? Allora guardi, noi abbiamo fatto in questi anni davvero tanti interventi, le faccio un esempio, quello dell'ex CAPALC, ovvero il campus Sofia che si trova tra Forigotto e Bagnoli, a Via Terracina. Lì c'era un ecomostro, di fatti, perché era un immobile di cemento armato da decenni, dove non si era mai ultimato e costruito una scuola. Noi nel 2015 abbiamo finanziato quell'intervento. Nel 2017 abbiamo inaugurato il primo plesso, nel 2018 il terzo plesso, quindi adesso lì c'è una cittadella scolastica dove ci sono oltre 2.000 studenti e lì abbiamo ridotto i fitti passivi per 1.000.000. Così come è in corso di costruzione la cittadella scolastica a Comigliano, così come il mese prossimo inaugureremo a Qualiano il primo istituto superiore, l'istituto alberghiero. A Giuliano inaugureremo una stecca di 10 aule di ampliamento all'Istituto Galvani, così come abbiamo inaugurato prima dell'emergenza Covid un altro ampliamento a San Giorgio a Cremano. Cioè, in questi anni davvero abbiamo finanziato, messo a gara e realizzato, quindi già con inaugurazioni, tanti nuovi edifici scolastici e molti altri sono in corso di costruzione. Così come a Pozzuoli è prevista nell'ex Croce Rossa, abbiamo già approvato il progetto, anche lì una cittadella scolastica. Ritornando all'isola d'Ischia, dicevo, comunque siete ancora soggetti a pagare dei fitti di aree esterne dove cioè le scuole non sono dotate di spazi per lo sport, quindi per poter far eseguire ai ragazzi la educazione fisica, siete costretti o comunque a affittare dei campetti o comunque delle strutture circostanti che costano, ecco, alla città metropolitana un X all'anno per poter dare un'offerta completa ai nostri ragazzi. Allora, noi innanzitutto dobbiamo garantire che i nostri ragazzi possano fare anche educazione fisica, quindi dove materialmente non abbiamo gli spazi idonei affinché possano fare appunto educazione fisica, noi ogni anno, così come sull'isola di Ischia, ma anche soprattutto a Napoli città, facciamo dei bandi pubblici dove prendiamo in locazione delle strutture sportive affinché i ragazzi possano, io penso questo sia primario, vada al di là, diciamo così, della spesa diciamo che noi che a carico appunto di tutti i cittadini, anche se però rientra sempre questo importo nella famosa riduzione di oltre il 30% che abbiamo avuto nell'arco di 5 anni. Prima salivano ogni anno l'importo delle locazioni. Dal 1 gennaio 2015, dalla nascita della città metropolitana guidata dall'amministrazione dei Magistris, si è avuta una discesa costante e siamo arrivati appunto alla riduzione di oltre il 30%. Vorrei provare per una volta, se lei è d'accordo Marrazzo, non l'abbiamo concordata prima, una situazione che un politico faccia il panegirico ad un tecnico, giusto per non togliere nulla a nessuno. Sappiamo che il preside Antonio Siciliano quest'anno termina il suo lavoro e quindi torna nella sua Aversa, se non sbaglio, e quindi lascia il Mattei di Casa Micciola. Poi semmai vedremo le fortune di quella cattedra, di chi sarà la presidenza, c'è una girandola di nomi che già da qualche mese si fa in giro per... Che cosa mi dice del rapporto che ha avuto con Siciliano, soprattutto in questo periodo di, non solo di Covid, ma quello precedente, quello del terremoto? Davvero ottimi rapporti, sia con Antonio Siciliano che con gli altri
dirigenti scolastici, che i dirigenti sull'isola, così com'è, davvero non è per retorica, tutti i dirigenti scolastici lo fanno innanzitutto per passione, quindi sono persone dediche al lavoro anche oltre, diciamo, quello che dovrebbero fare negli orari ordinari. Io sentivo a volte Antonio Siciliano che di sera tardi stava ancora lì al lavoro, così come tutti gli altri presidenti, assolutamente. Quindi ti auguro di godersi la pensione dopo tanti anni di lavoro, e mi auguro che il nuovo dirigente scolastico che sarà nominato dal provveditore agli studi della Regione Campania abbia altrettanta passione come ce l'ha ancora Siciliano. Le è arrivata qualche indiscrezione all'orecchio di questa girandola di nomi? Sinceramente no, pure perché da quello che lo so c'è il tempo fino al 22 del mese di giugno per la presentazione delle domande da parte dei dirigenti scolastici, quindi poi successivamente il provveditore farà le sue valutazioni e nominerà sicuramente una persona sicuramente all'altezza. Marazzo, diciamo prima, parlando del decreto scuola, di questi poteri speciali che sono affidati ai sindaci ma anche ai presidenti delle città metropolitane per l'esecuzione di interventi di edilizia scolastica. Fino al 31 dicembre si possono operare i poteri commissariali, insomma avete un ulteriore superpotere. Allora, i poteri commissariali che sono previsti dal nostro sistema normativo sono appunto dei poteri extraordine, appunto nei casi di emergenza e di urgenza, di poter attivarsi in modo più celere, più veloce. Però vi posso garantire che noi allo Stato ne abbiamo tanti accordi quattro dove possiamo far già contrattualizzare, dove già possiamo eseguire dei lavori nell'immediato sulla base di ordini di servizio che vengono fatti appunto dalla direzione dell'edilizia scolastica, quindi eseguiamo degli interventi davvero ad UOS. Quindi è sicuramente un contributo ed è un aiuto maggiore, visto che la città metropolitana ha investe tanto del suo bilancio sull'edilizia scolastica, quindi sicuramente le procedure saranno snellite, rese più veloci, quindi possiamo rendere un migliore servizio in tempi più immediati ai nostri edifici e quindi di conseguenza ai nostri studenti. E quindi, concludendo e tornando a Ischia, siete entrati in punta di piedi circa una decina d'anni fa nel polifunzionale, adesso piano piano ne prendete possesso a tutti i titoli, quindi avremo bisogno di capire ora quale tipo di intervento strutturale realizzerete per rendere al meglio fruibile questo stabile così grande per le esigenze della popolazione scolastica, che lei mi diceva poter essere tutto il liceo, mentre invece c'è anche da considerare che dove c'è il liceo scientifico all'Alcamino, lì, ricorderà gli ultimi lavori fatti perché c'è stata un'infiltrazione, quello ci diceva l'altra volta, erano opere di messa in sicurezza, però anche lì credo ci sia bisogno di un intervento più strutturale che insomma occorra un po' più di tempo. Ovviamente sì, quindi dividiamo sostanzialmente i lavori di messa in sicurezza per garantire appunto l'ingresso dei ragazzi all'interno del sito. Ovviamente a seguito della messa in sicurezza devono essere fatti i lavori più strutturali che riguardano soprattutto la facciata esterna dell'immobile, e quindi sicuramente verranno realizzati in tempi brevi anche questi lavori. Bene Marrazzo, io la ringrazio per la disponibilità e speriamo di vederci quanto prima. Intanto la teniamo d'occhio in modo tale che di qui a qualche tempo ci risentiamo, semmai ancora con questo sistema, in modo da verificare passo dopo passo quelli che sono gli interventi che la provincia, ahimè, la città metropolitana sta realizzando per quanto riguarda le scuole, non soltanto quelle delle isole. Buon lavoro Marrazzo. Piacere, buon lavoro. Arrivederci, grazie.